Mirta Merlino chiude pomeriggio 5, da lunedì ci sarà Simona Branchetti. Pomeriggio 5, da lunedì 17 giugno arriva Simona Branchetti, l'annuncio della collega in diretta. E da poco è andata in onda la puntata che ha chiuso l'ultima edizione di Pomeriggio 5 targata Mirta Merlino. E proprio quest'ultima ha anche ricevuto una bella sorpresa sul finale della diretta. Di cosa si tratta? La regia ha mandato in onda una clip in cui tutti gli opinionisti che hanno partecipato al programma hanno voluto salutare e ringraziare la padrona di casa. F. Inito questo momento la Merlino ha colto la palla al balzo per rivelare ai numerosi spettatori a casa sintonizzati sull'ammiraglia Mediaset che a partire da lunedì 17 giugno partirà Pomeriggio 5 News con la sua collega Simona Branchetti. Vi devo dire una cosa importante perché da lunedì 17 giugno parte Pomeriggio 5 News e al timone con mio sommo gaudio, con mia gioia vera. Ci va una donna. Simona Branchetti a cui faccio un enorme in bocca al lupo e le dico forza. Quest'ultima ha poi dichiarato di credere che le donne siano fortissime, ma devono essere al tempo stesso unite tra loro, dobbiamo sostenerci tra di noi. Mirta Merlino ha salutato il pubblico a casa, siamo fieri dei risultati ottenuti. La conduttrice ha poi voluto prendere gli ultimi due minuti di questa puntata di Pomeriggio 5 per salutare e ringraziare calorosamente il pubblico a casa che in questi mesi non ha mai fatto mancare il proprio supporto. È stata una vera e propria maratona. Voglio farvi capire quanto importante sia stato questo cammino per noi e quanto siamo fieri dei cambiamenti fatti e dei risultati. Successivamente la presentatrice dell'ammiraglia Mediaset, la quale giorni fa ha ammesso che è stata un'avventura complicata in certi momenti, ha ricordato i tanti argomenti trattati in questa lunghissima stagione televisiva. Abbiamo sempre dato le notizie, quelle belle e quelle brutte. E anche per questo che ci avete dato, e continuate a farlo. Fiducia. Vi voglio ringraziare perché sono fiera di essere entrata nelle vostre case. La presentatrice non ha svelato se sarà alla guida della prossima edizione del programma. Mirta Merlino ha poi voluto ringraziare sentimentalmente Pier Silvio Berlusconi per la fiducia riposta nei suoi confronti, Mediaset, la redazione di Pomeriggio 5. Gli autori, la regia, e tutta la squadra. Ringrazio tutta la squadra che giorno dopo giorno ci ha messo in grado di stare qui con voi per ben 200 puntate. Abbiamo provato a raccontarvi tutto con libertà, curiosità, attenzione e onestà. Detto questo ha poi voluto finire la trasmissione sulle note della canzone di Antonello Venditti che fantastica storia è la vita. Prima però di lanciare la canzone ha voluto rassicurare il pubblico a casa che tornerà presto in video, senza però chiarire se sarà lei a condurre ancora una volta Pomeriggio 5. Per questa grande avventura io vi ringrazio. Vi abbraccio. Noi ci vediamo molto, molto presto amici miei belli.